Buongiorno! Sì, buongiorno ragazzi, oggi è domenica e ci stiamo per inoltrare nella stagione delle piogge. Nonostante oggi ci sia una bellissima giornata, non è detto che duri tutto il giorno, perché ormai le cose stanno cambiando. Non ci sono più le mezze stagioni. Abbiamo i muratori in palestra e vicino alla palestra. Vediamo se riesco oggi. Ciao! Ciao! Guarda che bellina. Oggi vi voglio parlare di che vi voglio parlare? Aspetta, lo so, ho dimenticato. Perché esistono i camp in Thailandia? Perché le palestre sono strutturate in questo modo e non sono semplici palestre come quelle che abbiamo in Italia? Oggi cercherò di dirvelo il perché. Però vi voglio fare vedere i muratori che ci sono qua vicino alla palestra, guardate. Già ne ho parlato in un video su altri social, quindi se ancora non mi seguite andate a seguire anche sugli altri social e iscrivetevi al canale. Però dovete sapere che i muratori qua in Thailandia sono diversi anche rispetto ai nostri muratori. Non tanto per il lavoro che fanno, ma per come lo fanno. Perché? Qua sapete come funziona? Guardate un po'. Là ci sono i ragazzi che lavorano. Sono sia ragazzi che ragazze. Dentro ci sono pure le ragazze che stanno lavorando. Qua, vabbè, comunque sono abbastanza veloci a lavorare. Lavorano lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica. Tutti i giorni 24 ore su 24. E queste qua non sono persone che vivono qua a Bangkok. O per meglio dire, vengono apposta qui per fare il lavoro. E quando si spostano, l'impresa edile della Thailandia, si spostano in gruppo. E se per esempio devono costruire una casa, come in questo caso che ho costruito tutto l'appartamento, vengono proprio tutte le famiglie, si costruiscono delle baracche. Guardate qua, queste qua sono delle baracche che sono costruite loro nello stesso terreno in cui lavorano. E quindi loro con tutta la famiglia e tutti quanti vengono qui, dormono, vivono qua dentro e il giorno lavorano. Capito? Quindi sono tipo delle tribù. Vedete che sono tutti vestiti stesi, tutte le cose. Qua dentro è chiuso. Non entro là dentro per privacy, perché non è che è un po', mi sembra un po' bruttino. Però comunque loro la notte dormono di qua e il giorno lavorano. E questa scusa a casa, vedi là che si è svegliata, lei è quella che ci ha dipinto. Ciao! Ci ha dipinto tutta la palestra. Vedi, loro dormono qua. Vedi, qua c'hanno le cose per cucinare. E poi per loro è totalmente normalità questa cosa, perché vedi, c'hanno pure il frigorifero portatile. Là c'è la ragazza che sta riposando. Oggi forse è domenica, quindi non stanno lavorando tutti. E poi la cosa stranissima è che le bambine vivono con loro e giocano in mezzo al cantiere. Cioè, guardate, c'è la casa ancora non costruita. Non so neanche come ci sono arrivate, là io non ci riesco ad arrivare. Guardate tutto il casino che c'è, là ci sono le bambine che stanno giocando. Vediamo se riesco a salirci. Ah, di qua, guarda. Guardate. Basta. Guardate, ci sono le bambine che giocano nel cantiere. Stanno costruendo la casa. Quindi qua ci sono le fondamenta. Hanno buttato l'acqua e hanno fatto la piscina per le bambine. Ciao. Cioè, dimmi se è una cosa secondo voi normale. E là ci sono i ragazzi che lavorano di domenica. No ragazzi, queste sono cose dell'altro mondo. Inoltre coloro che lavorano, lavorano scalzi e sul tetto, senza protezioni, senza caschi, senza niente. Ma queste bambine dove giocano? Voi cosa ne pensate? È una cosa normale? Guarda, qua c'è il vicino. Ti ha portato un po' di verdura. Ehi! Ti ha portato un po' di verdura che se la cucinano loro. Yeah, boxing! E la signora che sta riposando. Vedi, ste baracche se le sono costruite loro. Bello, fighissima sta cosa. Non so fino a che punto è safe, cioè è sicura. Però comunque è una cosa originale, per questo ve ne ho voluto parlare. Comunque, oggi voglio parlare delle palestre thailandesi, del perché puoi vivere all'interno della palestra qua in Thailandia. Ed è una cosa originale che nel resto del mondo non si vede. In Italia non si vede. In Italia tu vai, ti alleni 2 ore e torni. Non hai la possibilità di mangiare, dormire in palestra e vivere con chi vive dentro la palestra. Qua in Thailandia perché c'è questa usanza? Ve lo siete mai chiesti? Sicuramente sì. E se non ve lo siete chiesti, ve lo faccio venire io il dubbio. E oggi ve lo toglierò. Neanche il tempo di farvelo venire, già ve lo tolgo questo dubbio. E cercherò di spiegarvi il motivo per cui tu in Thailandia potresti vivere dentro un camp come faccio io. Mangiare, dormire, allenarti e vivere 24 ore su 24 con i ragazzi thailandesi. Oggi te lo spiego. Salutiamo le nostre amiche che si fanno i tuffi. Ciao, ciao, ciao.
fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa situazione. Secondo voi è una situazione normale? Comunque, aspetta, devo dire una cosa ai muratori. Quando poi finite l'impianto elettrico è tutto, mi raccomando, Agenzia Lombardo, così risparmiate su luce e gas. Se vuoi risparmiare su luce e gas, contatta l'Agenzia Lombardo. Un nome e una garanzia. Easy, più easy di così. Va bene, fammi scendere. Io qua non sono atletico come le bambine, qua rischio di farmi male. Olè. Aspetta, che oggi mi hanno buttato fuori dalla mia stanza, perché io adesso ho cambiato stanza, perché stanno ristrutturando, visto che ci sono i muratori, le nuove stanze. A me me ne hanno data una nuova, quindi mi sono spostato qua a fianco alla palestra. La mia vecchia stanza ancora ci sono tutte le mie cose. E siccome un thailandese, che i thailandesi dormono o tutti insieme oppure hanno delle stanze per i fatti loro, doveva portarsi una ragazza e non se la poteva portare là, perché là non si possono portare le ragazze. Quindi mi ha detto: Luca, dammi la tua stanza. Gli ho dovuto lasciare stanotte la mia stanza e per... capito, no? E quindi va bene. Ora devo vedere se è ancora qua dentro. Ah no, se n'è andato, bravissimo. Se mi ha lasciato figlioli qua in giro. Massai. Vedete qua loro dove stanno? Però non preoccupatevi, se voi venite in palestra non dormite qua insieme a loro. Loro dormono qua, perché questa qua è la loro stanza, quella grande, dove c'è l'aria condizionata. Se no hanno le stanze singole pure loro col ventilatore. Pure quando c'è troppo caldo vengono tutti qua, hanno la stanza grande con l'aria condizionata là sopra e stanno al fresco. E ho ancora vi ha visto e vuole che gli faccio i massaggi. Va bene, ora devo fare il video honk. Panda. Meglio, meglio. Stanno rilassando tutto là. Vuole che gli faccio i massaggi, perché dice domani ci dobbiamo allenare, quindi fammi i massaggi. Va bene, basta, devo fare il video. Scappo. Che se no vuole che gli faccio i massaggi. E poi glieli devi fare, perché se non glieli fai lui si offende. Quindi un po' lo devi coccolare. Però aspetta, prima di iniziare devo assolutamente ringraziare il nuovissimo abbonato del canale, che si chiama Lando Ergommista. Grande Lando, grazie mille per il supporto. E grazie a tutti coloro che si sono abbonati e supportano questo canale. Ok, la domanda di oggi è: ma perché qua in Thailandia le palestre sono strutturate in maniera tale da poterci vivere all'interno per 24 ore su 24? Perché non sono come le palestre europee, mondiali, dove semplicemente vai, ti alleni e te ne torni a casa? Oggi risponderemo a questa domanda, e per rispondere a questa domanda dobbiamo partire dai principi della Muay Thai, sul perché nasce la Muay Thai e perché le persone hanno iniziato ad allenarsi di Muay Thai qua in Thailandia. Va bene, lasciamo perdere le origini, proprio origini, quando hanno iniziato ad allenarsi per la guerra, per difendersi, per imparare l'arte marziale. Noi vogliamo sapere il momento in cui è diventato uno sport che faceva guadagnare dei soldi alle persone. Infatti, qua in Thailandia inizialmente le persone che praticavano Muay Thai erano persone veramente umili, non lo facevano per sport, per sentirsi meglio a livello fisico e mentale come lo facciamo oggi. All'inizio, per lo più, coloro che si allenavano erano quelli che poi combattevano, e quindi erano coloro che dovevano partecipare agli eventi. Le palestre erano veramente molto umili ed erano veramente molto spoglie, e gli atleti che si allenavano all'interno erano atleti poveri. Per questo, quale fu la brillante idea? Tanti proprietari di palestre che cosa fecero? Aprirono le loro palestre, presero degli atleti e gli dissero: voi vivete gratuitamente nelle nostre palestre, vi troviamo gli eventi, vi facciamo combattere, vi alleniamo noi, e la borsa, il guadagno che si faceva da quegli eventi, lo divideva la palestra con l'atleta. Così l'atleta non aveva più spese per vivere, non aveva più spese per mangiare, l'unica cosa che doveva fare era allenarsi e combattere ogni tanto per guadagnarsi quei soldi. In più, la palestra, avendo tanti atleti che si allenavano e combattevano e si allenavano tra di loro, quindi non c'era bisogno spesso di avere il maestro, perché
all'inizio spesso si allenavano proprio tra di loro. Avendo tanti atleti e prendendo le percentuali di tutti quanti gli atleti, giustamente arrivava a fine mese che riusciva a raccimolare i soldi per poter pagare la spesa a tutti quanti, per poter fare dormire a tutti e per avere i soldi per migliorare anche la palestra e quindi fare ancora più soldi per avere più atleti. Sostanzialmente tutto nasce da lì, dal business che c'era dietro la Muay Thai. Le persone erano povere. Piuttosto che andarsene a lavorare per guadagnare pochissimo, i giovani preferivano allenarsi, combattere, fare gli spettacoli e guadagnare quei soldi che gli bastavano per vivere e per ripagarsi la palestra. Così una mano lava l'altra. E poi col tempo sta cosa è andata sempre più avanti. Che una volta non è che le palestre qua in Thailandia non erano come quelle di qui. Cioè in una stanza ci stavano anche 10-15 ragazzi, dormivano tutti a terra, il tatami non c'era, spesso non c'erano neanche i sacchi. Forse all'inizio avevano i pao e per fare i sacchi prendevano i pao, li legavano ai pali e davano i calci ai pao legati ai pali. Facevano cose simili. Invece di utilizzare il tatami, spesso mettevano, che ne so, dei tappeti vecchi oppure dei sacchi a terra solo per non graffarsi i piedi oppure direttamente sul cemento. Per farvi capire che si allenavano veramente con tanta umiltà e quei pochi soldi che guadagnavano per loro erano anche tanti soldi. Che spesso non erano neanche dello stesso paese in cui era la palestra. Per esempio qui siamo a Bangkok. Tanti atleti della palestra mica sono di Bangkok. Tanti sono del nord della Thailandia. Tanti sono del sud della Thailandia. Vivono lontano delle famiglie, quindi per forza devono avere un posto dove stare e quindi stanno in palestra. È la stessa cosa prima, tutti i ragazzi che c'erano al di fuori della palestra dovevano vivere in palestra perché sicuramente non avevano i soldi per viaggiare. Poi col tempo, quando la Muay Thai è cresciuta ed è spopolata anche fuori dalla Thailandia, in Thailandia è iniziato ad arrivare il turismo per questo sport. Questo turismo ha iniziato a portare dei soldi anche a coloro che avevano le palestre, perché i turisti da fuori iniziarono ad allenarsi. Quindi poi la situazione cambiò, non più da un caso di necessità dei thailandesi che dovevano per forza allenarsi, vivere lì, dormire lì, fare tutte cose lì. Con l'arrivo dei turisti sono arrivati anche i soldi e così le palestre hanno iniziato a investire sulla palestra, quindi hanno avuto la possibilità di acquistare il tatami, hanno avuto la possibilità di acquistare i sacchi, hanno avuto la possibilità di fare delle stanze e capire che questo qua era un vero e proprio business, perché le palestre strutturate in questo modo esistono soltanto in Thailandia. In qualsiasi altra parte del mondo tu vai, non hai la possibilità di dormire, mangiare in palestra, o almeno forse qualcuna ce l'avrà, non lo so perché non è che io conosco tutto il mondo, però di base la cultura thailandese, le palestre e la cultura thailandese impongono questo qui. E io quando sono partito per la prima volta qua in Thailandia ho scelto di venire qua in questa palestra proprio perché rispecchiava ancora tutte le caratteristiche di una vecchia palestra. Quindi tu vivevi 24 ore su 24 con i thailandesi, però senza rinunciare alla tua comodità. Perché ragazzi, una volta veramente dormivano in una stanza 15-20 ragazzi, oppure dormivano senza il letto, con un po' il materasso a terra come ancora fanno i ragazzi qui. Sinceramente partire dall'Italia per venire qui e vivere a quei livelli non è semplicissimo. Cioè non so se lo farei, parliamoci chiaro. Però se hai la tua stanza privata, col tuo letto privato, il tuo bagno privato e comunque sia questa struttura è comunque dentro una palestra in cui vivono tutti i thailandesi, diciamo che riesci a vivere la loro cultura, però mantenendo sempre le tue comodità. Io ancora ricordo il primo anno che sono partito per venire in Thailandia. A me gli unici consigli che mi avevano dato erano i resort qua in Thailandia, dove sì c'era piscina, palestre ipercommerciali o italiane o gestite da italiani. E io sinceramente, ragazzi, partire dall'Italia per venire in Thailandia e stare in mezzo agli italiani, in una palestra italiana, allenata da italiani, dentro soltanto qualche thailandese che è assunto per fare i pao in quel modo, io sinceramente ragazzi non me la sono sentita. Io ho pensato che allenarmi in una palestra di Muay Thai voleva dire
imparare anche un po' di cultura thailandese, quindi riuscire a capire come vivono i ragazzi thailandesi, riuscire a entrare, diciamo, nella loro comunità, riuscire anche a mangiare il loro cibo tradizionale, parlare con loro, capire cosa pensano, il perché vivono così, il perché non semplicemente avere delle persone che sono pagate per stare qua dentro. Io volevo capire perché di tutto questo e vivere al 100% la loro cultura. E io penso che se vai in un posto resortico non lo vivi questo, magari sì, ti alleni, però non riesci a vivere la cultura thailandese. E vi posso assicurare che in Thailandia, come questa palestra, ce n'è tantissime. Che io non so se tu vuoi venire in Thailandia, e sinceramente a me che tu vieni qua o non vieni qua, a me non cambia nulla. Io l'unica cosa che posso dirti, che posso consigliarti da italiano che è venuto qua in Thailandia, è che una volta che hai fatto 30, fai 31. Non dico di rischiartela, però cerca almeno una palestra che ti insegni qualcosa oltre a dare un pugno e un calcio. Perché io non dico di venire a Bangkok, perché capisco che Bangkok non è per tutti, Bangkok è difficile da vivere. Non dico io di venire qua, perché ragazzi, io sinceramente non ne ho nessun guadagno che voi venite in questa palestra. Io vi do soltanto dei consigli che penso che a me a inizio carriera mi sarebbero stati molto utili. Io fortunatamente ho seguito la mia testa e ho fatto quello che pensavo io. Ma io già vi dico che il primo anno a me mi avevano consigliato diverse palestre. Io mi sono fatto il primo mese qua perché volevo provare questa palestra. Poi mi sono spostato per andare in un'altra palestra più commerciale che a me avevano consigliato in Italia. Io lì, ragazzi, sapete quanto sono rimasto? 2 giorni, dovevo starci un mese. Poi appena ho visto la differenza sono scappato subito e sono tornato qui. Però questa differenza io non l'avrei vista se prima di andare lì non sarei venuto qui. Ed è per questo che io ti prometto che ora questa stagione ormai non posso, perché ho un altro match in programma e poi ho delle cose da fare. Restate connessi che poi le vedrete tutte. Però appena avrò la possibilità io vi farò vedere diverse palestre in cui sono stato io nella mia carriera. In questi anni qua in Thailandia ho girato anche altre palestre e ve le farò vedere diverse in altri posti della Thailandia. Quindi se non vuoi stare a Bangkok, io magari grazie alla mia esperienza ti posso consigliare anche altre palestre. E quindi non preoccuparti, anche se ti piace il mare, la Thailandia è piena di buone palestre. Lo so. E tu, se sei già stato in qualche palestra, fammelo... Ah, c'è la mosca! Fammelo sapere nei commenti, dai il tuo contributo. Se sai qualche palestra, se sei stato in qualche palestra, se conosci qualche palestra che potrebbe rispecchiare la cultura thailandese, fammelo sapere nei commenti, che magari anche la tua opinione potrebbe essere d'aiuto a qualcuno. Yeah! Iscrivetevi al canale se volete supportarmi, perché siamo quasi arrivati a 10.000. E quindi seguite il canale, seguitemi anche soprattutto gli altri social, perché il nome è sempre quello là. Guardate che bellino. E grazie ancora a tutti gli abbonati e vi voglio bene. Ciao. Ora vado a mangiare qualcosina, che oggi è domenica. E poi devo montare tutto questo video. Quindi ciao, voglio bene.